Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo Vlogmas! Allora, stiamo andando a mangiare dai miei cognati. E oggi è domenica, ne abbiamo 9 e ve lo carico subito questo Vlogmas. C'è una giornata abbastanza normale, non fa né freddo né caldo. Ti sta bene? Vabbè, c'ho il maglione pesante, la giacca sopra. Così sto bene. Ho i capelli ancora bagnati, li ho fatti ricci oggi. E sinceramente con questo colore proprio non mi dispiacciono. Amore, ti piacciono così? Sì. Quel riccio? Sì. È bello, mi piace. Devo andare dal parrucchiere a fare il trattamento Olaplex, così li lascio crescere come li avevo una volta, con quei bei riccioloni. Altro, poi questo colore finché non sbiadisce, diciamo, lo tengo, e poi man mano, tanto è una tinta qua dal supermercato, questa l'ho presa all'MD. In tanti mi hanno chiesto che colore è su Instagram, è il 5.6 dell'MD, costa 2,90 euro, cioè proprio niente. E è prugna, come vedete. A me è venuto un po' più chiaro perché avendo il platino sotto è normale così, però colora anche il capello, cioè nero, lo colora e fa appunto prugna, che a me è sempre piaciuto, mi sono tolta sto sfizio, il prugna, non il rosso non mi piace, ma il prugna sì, però appunto avendoli chiarissimi sotto, e comunque lasciamo crescere. Prendere i pasticcini. Come vedete non ho messo le lenti oggi, ci avevo voglia e nulla. Adesso vediamo il piccolo Ismail e anche Malika e Dennis, ovviamente. Eccoci qua, siamo fermati un attimo al lato dolciario che prendiamo i pasticcini. Eccoci qua, siamo in macchina, dietro sono con Malika, abbiamo mangiato e tutto, abbiamo mangiato gli gnocchi con ragù buonissimi, siamo andati a casa praticamente dei miei cognati, sì. A casa e ha fatto da mangiare mia cognata, ci siamo spuppazzati i bambini tantissimi, ha fatto un sacco di foto. Adesso andiamo dal baffo, giusto Malika? Sì, andiamo dal baffo. Andiamo, che cos'è esattamente? Io l'ho sempre visto in TV. Allora, il baffo è... Io ci sono andata per prendere un regalo a mio nonno, e volevo prendere anche il portafoglio allo zio, però non gliel'ho preso perché non mi bastavano i soldi per il regalo. Carina. E gli ho preso la cintura in pelle che gli serve a mio nonno, però era fuori Milano. Questo baffo è praticamente un negozio dove ha cose. Insomma, il baffo è quello che faceva in televisione, tipo questo oggetto, quello lì praticamente, il baffo. E ha fatto questa catena di negozi, perché ce sono diversi. Io non l'avevo mai visto, sono curiosa. Ma ci vuole la tessera? Vuole la tessera per questo posto? Se ce l'hai! Hai degli sconti? Alcune cose sì, se non mi sbaglio. Ma si fa gratis o si paga? Non lo so. Boh, adesso andiamo a scoprire e vi faccio mamma vedere. La mamma l'aveva fatto gratis. Ah, ok. Però penso che sia gratis. Comunque. Beh, adesso vediamo. Quando siamo lì vi faccio vedere. Comunque è un posto che vende roba reggiseni, intimo. Poi ma di tutto, anche per lenzuola, casa. Sì, sì, a casa. Adesso per casa, vediamo un po' un fritto misto, no? Sì. Ok. Eccoci qua, la Public Store, il baffo. Ciao Mari. Mia cognata sono dentro, sono dentro col bambino. Guarda che bel babbo Natale gigante. Ah, questo va gonfiabile? Sì. Hanno messo lì. Guarda. Non già quanto è venuto. Guardate, c'è. Dov'è la mamma? Buono, chiamala. È là in fondo. Qua c'è scritto la police. La moto che mi ha preso la cintura. Sono vantaggi. Andiamo. Vedi, assolutamente.
Sapete che c'è roba di Natale? Luci. Siamo qua fuori col bimbo. Allora, non ve lo faccio vedere in faccia. Stiamo aspettando mia cognata perché faceva troppo caldo là dentro. Cosa c'è lì, amore? Bene, siamo tornati a casa. Abbiamo passato una bellissima giornata, un bel pomeriggio con mia cognata, i bambini, c'era anche mia suocera. Mio suocero è stato a casa con la nonnina, se no sarebbe venuto anche lui, però la nonnina non può stare a casa da sola. Era tantissimo tempo che vedevo la pubblicità del baffo ed ero stracuriosa di vedere appunto com'era questo posto. E devo dire che ci sono parecchie cosine. Io ho preso delle cose pucciosissime per l'albero, vi faccio vedere. Poi vabbè, ho preso un regalo di Natale. Anche i miei cognati hanno preso diversa roba, diverse cose. Io ho preso una cosa che costa tipo 32 o 35 euro, se non 38, all'S lunga, e io l'ho pagata a 14. Cioè proprio niente. Adesso vi faccio vedere tutti gli acquistini fatti al Public Store. E come vedete adesso siamo sempre fuori, sempre in giro, andiamo da un sacco di party, è bello, è proprio bello. Martedì adesso andiamo da mia mamma, che come regalo di Natale gli ho fatto il bagno, e quindi andiamo lì che stiamo con lei, appunto aspettiamo che arrivano quelli del bagno e poi passiamo la giornata lì. E non so cos'altro dirvi. Visto che tenero Ismail, non ve l'ho fatto vedere intero perché comunque giustamente per privacy vi ho fatto vedere giusto un pochettino il pezzettino con la carrozzina. E adesso vi faccio vedere le cosucce che ho preso, molto sfiziose, perché siamo passati anche da MD. Ho preso una cosa veramente troppo bella, guardate. Allora, da MD ho preso questo al prezzo di 19,90. E guardate che carino. È un milk shaker rosa, ovviamente l'ho preso rosa, ha 2 anni di garanzia, perfetto per la preparazione di deliziosi frullati, cocktail, milkshake, frappè e sorbetti. No, vabbè, questo è adoro veramente. Adoriamo anche questo. Queste se le prese Davide, praticamente le ho già messe così sotto carica, sono cuffie wireless. E comunque questo qua me lo sono fatta come autoregalo di Natale, quindi così uno sfizio, vedete che sta sia così che si può anche alzare. Lo cercavo da tantissimo tempo e poi l'ho visto rosa, non potevo non prenderlo ovviamente. Ce l'ha anche in altri colori, però io l'ho preso rosa perché è troppo bello. E questo lo terrò per casa nostra, mia di Davide, e a 2 velocità. E niente, poi ve ne parlerò meglio nel video dei miei regali di Natale. E questo è comunque un altro regalo. Mentre al Public Store, e siamo andati a quello di San Vittore Olona. Sì, vicino a Legnano? Ok. Ho preso queste così. No, dimmi che cosa sono queste. Allora, praticamente 99 centesimi a decorazione, che è per l'albero. Per quest'albero qua, perché è puccioso. Ho preso le cose pucciose, 99 centesimi. Tutte le cose che sto facendo vedere, 99 centesimi l'una. Ho preso queste due casette che hanno proprio la cosina per essere appese. Proprio molto tipo zuccherose, molto belle. Queste due così. Poi questi due lecca lecca, no ma che cosa sono? Cioè io adoro, sono bellissimi, sono da infilare in mezzo ai rami, molto molto carini. E poi ho preso queste due palle così, molto zuccherose, molto molto belle. Ovviamente si, vedete, ecco, hanno questo filo qua per essere appese, e queste qui le ho prese per l'albero rosa. Poi ho preso questo, il Velvet Shawl, questo qua sapete tutti che praticamente costa tantissimo, e qua l'ho pagato solamente 14 euro, e io lo volevo rosa da tempo, e l'ho visto a questo prezzo, l'ho preso. L'avrei dovuto comunque comprare, però
L'ho visto e adoro. E niente, avevo quello azzurro, però adesso quindi quello azzurro lo regalo a mia suocera e io mi tengo questo qua rosa. Questo qua funziona benissimo, fa veramente i piedi super morbidi, rimuove ogni cosa, veramente molto molto bello. Poi è rosa, voglio dire. E poi vabbè, altre cose che non vi faccio vedere perché sono regali. Bene, io spero che questo Vlogmas vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia. E niente, grazie a tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, se no vi vengo a prendere a casa. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!